Il Teramo affonda anche nella seconda trasferta in campionato. A Pordenone, altra prova negativa per i biancorossi, dominati dalla compagine friulana che ha fatto valere il suo tasso tecnico contro un brutto Teramo che ha palesato i limiti già visti nelle precedenti esibizioni, oltre che tanta confusione. Certo, le assenze di Carraro e di Paolo Antonio non hanno aiutato, ma il tecnico Zauli, dopo aver iniziato con Petrella a sinistra nel tridente d'attacco, in 5 anni di Teramo praticamente mai era successo, a gara in corso ha rimodulato l'assetto portando il Folletto di Pratola sulla destra e Sansovini a ridosso di Croce. Modifiche che non hanno infastidito il Pordenone, che semmai ha dovuto surrogare il forfè nel riscaldamento di Cattaneo con Martignago, e Teramo che trema subito dopo 8 minuti quando su azione d'angolo Armà irrompe sul secondo palo, ma Rossi è provvidenziale. I Ramarri fanno la partita e prima di metà tempo la sbloccano con la punizione di Burrai, perfetta l'esecuzione dell'ex Foggia e Modena rientrato dopo la squalifica, lui e De Agostini le altre due novità rispetto all'11 di Forlì. Zauli apporta i suddetti correttivi e il solito Sansovini al 24esimo si rende pericoloso sul suggerimento di Boulevardi. Tomei è attento. Un minuto dopo il Pordenone va vicino al raddoppio, al culmine di un'azione che porta al tiro Suciu, ma Rossi ci mette nuovamente una pezza. È una fase molto viva perché il Teramo reagisce d'orgoglio, Sansovini apre per Petrella che impegna Tomei in 2 tempi, mentre di rimessa Martignago trova spazio sulla sinistra ma spara centralmente e Rossi se la cava ancora. Ultimi sussulti dalla distanza col fendente di Boulevardi. L'intervallo potrebbe essere utile per riordinare le idee e approntare una ripresa di qualità, ed invece l'avvio è letale per i colori biancorossi perché al 3° minuto, sugli sviluppi di una palla inattiva di Burrai, tiro cross di Semenzato, Ilari nel tentativo di anticipare De Agostini infila la palla nella propria porta. 2-0 e gara di fatto chiusa. Zauli inserisce forte Jefferson per Sansovini e Peterman, ma il Teramo è sempre in balia del Pordenone di Tedino che affonda a piacimento tra le maglie larghe teramane. Alla mezz'ora cerca gloria anche il difensore Semenzato che centra il palo esterno. Dopo 3 minuti tocco velutato di Berrettoni per Martignago che cerca la finezza ma trova i guantoni di Rossi. Teramo torna a essere pericoloso con lo spunto di Petrella neutralizzato dal volo di Tomei, ma al 39esimo Rashid Armà va via in contropiede, ubriaca Speranza e piazza la palla nel palo lontano per il 3-0 che manda in visibilio il Bottecchia. Il diavolo salva la faccia nei minuti finali con i Ramarri che hanno già la testa negli spogliatoi. Jefferson si divora un gol fatto, ma sugli sviluppi del successivo corner è Croce a trovare lo spazio per la rete della bandiera dopo sponda del neo entrato Carcalis. In pieno recupero Tomei vola sulla punizione di Forte che Croce non riesce a correggere. Troppo poco e troppo tardi. Il Teramo che esce dal Bottecchia preoccupa tanto. Il fatto che si torni subito in campo può essere anche un bene, ma con un punto in 3 gare, peggiore partenza di sempre dell'era Campitelli, la gara di martedì col Modena al Bonolis pareggia delicata per il diavolo.